tutti e bentrovati in questa conversazione che faremo con la dottoressa Anna Angelica Fabiani della Società di Mutuo Soccorso di Perugia. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, senta, ci aiuti un po' a capire la storia e la partecipazione femminile, il ruolo che ha in questo appunto, in questa associazione? Oh, dunque, la storia delle società di mutuo soccorso è una storia che, la cui importanza si estende dall'Unità d'Italia, in quanto le prime società sono state fondate per lo più a partire dall'Unità d'Italia. Le società vennero fondate per aiutare lavoratrici e lavoratori in possibilità di esercitare la propria professione in caso di malattia o di altre impossibilità. Cosa significa? Significa che in un momento in cui noi non dobbiamo pensare che l'assistenza e la previdenza per i lavoratori era quella che noi conosciamo oggi, ma bensì era assolutamente quasi del tutto inesistente. Per cui in caso di malattia, in caso di inabilità, avere la certezza di avere un sussidio certo fu senz'altro una grande rivoluzione. Una rivoluzione che in qualche modo spezzò un andamento sociale che era più legato ad altre forme di assistenza, meno regolamentate, meno organizzate probabilmente. Venendo alla partecipazione delle donne nella società di mutuo soccorso, in questa che è la cui denominazione è Società Generale di Mutuo Soccorso fra gli Artisti ed Operai di Perugia, vediamo che le prime iscrizioni le troviamo per le donne a partire dal 1866. Queste vedremo che il numero crescerà talmente tanto che, per esempio, prendendo in esame un anno, il 1890, per esempio, uno degli anni in cui gli iscritti erano abbastanza numerosi, troviamo 448 donne iscritte su 1410 soci. Quindi, come si può vedere, le donne avevano ampio spazio all'interno di questa società. Lei ci ha spiegato un po' anche perché le donne si iscrivevano appunto a questa società, ma c'è un motivo preciso, quindi... Le donne si iscrivevano a questa società ovviamente per le stesse ragioni per cui si iscrivevano gli uomini, ovvero che era quella, appunto, come abbiamo detto, di avere un sussidio in caso di inabilità al lavoro. Quindi le motivazioni sono sostanzialmente le stesse, ma qui, per quanto riguarda le donne, possiamo trovare ulteriori motivazioni, che sono intanto quella implicita, cioè del riconoscimento del ruolo e del lavoro della donna. Non avevano soltanto questa funzione appunto di un sussidio, di sussidi, ma avevano anche un altro scopo molto importante, era quello dell'elevazione morale e dell'acculturamento dei soci. Questo, pensato nell'ottica della partecipazione femminile, è ancora più importante, perché come sappiamo più si è acculturati e più si sanno difendere, si sanno conoscere i propri diritti nell'ambito lavorativo. Un ambito lavorativo che per le donne era senz'altro molto svantaggiato, questo penso che lo possiamo dire, in quanto tutta quella che sarà la normativa della tutela per le donne è ancora abbastanza lontana. E quindi questo riguarda un po' i lavori delle donne iscritte, giusto? I lavori che venivano esercitati dalle donne iscritte sono tantissimi, vanno dai più comuni: sarta, ricamatrice, donna di casa, insegnante, infermiera, nell'andare del tempo vedremo anche che ci saranno telefoniste, ci saranno studentesse, quindi anche ci sarà anche un'evoluzione, no, nell'ambito professionale. Un provvedimento che prendeva la società rispetto alle socie, che credo sia proprio di notevole interesse, è il fatto che fin dal primo statuto, che ripeto, del 1861, era previsto per le donne un sussidio in caso di puerperio. E questo è stato senz'altro un notevole sostegno di protezione per le donne, perché tutta quella che è la normativa che oggi conosciamo sulle lavoratrici madri anche in questo caso ancora era molto lontana. Le vorrei chiedere una cosa, ma qual è invece lo spazio che offre oggi questa società alle donne? Innanzitutto, appunto, la responsabile dell'archivio è una donna, forse così, che comunque, insomma, sappiamo che l'archivio è praticamente
è la fonte generale, la fonte principale per la, no, per la storia di tutti e quindi anche per la storia di questi enti. Quello che adesso la società continua a fare è svolgere un'azione di utilità sociale. Tutti comunque ci possiamo riconoscere in queste attività, in questi principi. E la donna penso che sia ancora, ancora un elemento che più viene apprezzato, magari più viene tutelato e più probabilmente si sente, sì, si sente a suo agio nella vita che stiamo vivendo, visto anche la complessità che oggi, a cui oggi tutti dobbiamo far fronte. Beh, mi permetto di dire senza nessuna, diciamo, senza nessuna critica, senza nessuna, che la donna ancora una volta comunque nel sociale riveste un ruolo estremamente delicato, estremamente importante e estremamente impegnativo.